L'ex sindaco del Tricolle Domenico Gambacorta rompe il silenzio e consegna ai social due video in cui fa presente l'eredità della sua amministrazione. Prima viene pubblicato un report sulle Universiade. Ci abbiamo creduto e lavorato come giunta e come consiglio comunale da febbraio 2016, quando abbiamo presentato la nostra candidatura con il dossier degli impianti sportivi della nostra città, evidenzia l'attuale leader di opposizione. Avevamo presentato il nostro dossier, i nostri impianti, in modo particolare il palazzetto dello sport, e ad aprile del 2018 abbiamo anche approvato il progetto esecutivo per 600.000 euro da destinare non solo al miglioramento di tutti gli impianti tecnologici, idraulici, di antincendio, dell'illuminazione, ma anche al miglioramento complessivo della fruizione del palazzetto. Siamo davvero lieti di ospitare le Universiadi, è un nostro merito, siamo felici di questo grande risultato, ma siamo felici di un altro risultato. Ad aprile del 2018 abbiamo presentato un progetto alla Regione Campania per migliorare la fruibilità della viabilità intorno al palazzetto dello sport, 500.000 euro per i piani viabili, per rifare i marciapiedi, per garantire l'arredo urbano. Questi lavori sono in corso proprio in questi giorni, si completeranno entro una settimana e sono stati portati avanti da un'impresa di Ariano. 21 maggio 2018 abbiamo presentato il progetto, siamo felici che questi risultati siano stati raggiunti, ma è utile ed è opportuno dire anche che questi risultati sono in qualche modo legati all'attività e al lavoro che abbiamo fatto in questi 3 anni. Cantieri attivi anche nel centro della città, lungo via Matteotti, via Tigli e via Lusi. Sono in corso i lavori per la rete idrica e fognaria. Un altro dei nostri risultati, afferma Gambacorta, abbiamo evitato di far iniziare i lavori durante la campagna elettorale. Oggi sono stati consegnati all'impresa che entro 90 giorni dovrà completare la sostituzione della rete idrica e fognaria. Sono questi fondi ottenuti dall'amministrazione Gambacorta nel 2015. Quando alla Regione Campania c'era il presidente Stefano Caldoro. A novembre del 2018 è stato emesso il decreto definitivo. I lavori erano stati già appaltati, sono stati consegnati all'impresa, cominciano proprio in questi giorni. Abbiamo evitato di farli fare durante il periodo elettorale per evitare inutili polemiche. È un lavoro importante perché oltre al rifacimento della rete idrica e fognaria sarà completamente rifatto il piano viabile, ripeto, dall'incrocio fra Sant'Antonio e via Matteotti fino al liceo e poi ancora all'altezza del campo sportivo e fino all'ingresso della villa comunale. Un altro dei risultati dell'amministrazione Gambacorta.